Ciao amici di Napolità, si inizia a fare sul serio, arrivano tutti i big a Di Maro e andiamo anche a vedere alcune cose in campo. Il campo, meno male il campo, iniziamo. Si inizia a fare sul serio, si infiamma il ritiro di Di Maro, oggi sono arrivati tutti i big, chiamiamoli così, poi sono tutti big, anche quelli della primavera, perché noi amiamo tutti, amiamo tutta la rosa di questo Napoli, proprietà compresa, siamo con il cuore nello zucchero, come si dice a Napoli, cu cor rindu zucchero, perché poi ci vogliono anche qualche parola in napoletano, ci vuole, perché noi ci chiamiamo Napolità e non possiamo fare a meno. Comunque arrivano tutti, prima ondata di VIP, perché arrivano Kvaratskhelia, Østigard, Zielinski e Lobotka, i primi ad arrivare quest'oggi a Di Maro. Arrivano all'hotel Rosatti, tantissima gente che cerca di fermarli, ma la sicurezza è quella proprio di altissimo livello, subito vengono chiusi nell'albergo bunker lì a Di Maro, quindi si inizia a vedere un po' di freschezza, ma poi arriva lui, Victor Osimhen, con il suo agente, il suo procuratore Calenda. Arrivano in una Mercedes elettrica direttamente nei Rosati, velocissimi, bravissima anche lì la sicurezza, perché noi facciamo anche la telecronaca della sicurezza, bravissima a portarli subito dentro. Victor Osimhen, che rimane un po' in albergo e poi scende in campo, dove c'è un'ovazione generale. Veramente arriva il campione, una cosa stupenda che non vedevamo da tempo. Io credo che sia tra quelli più osannati, se non il più osannato, non voglio esagerare, ma ditemelo voi nel commento. Nel frattempo iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche e lasciate un like, arriviamo a 300, perché stanno per arrivare dei contenuti esclusivi e solo se avete la notifica e la campanella potete non perdervi nulla. Comunque arriva Victor Osimhen, il nigeriano, nel campo ed è un tripudio totale, tutti in piedi, tutti ad applaudire il nigeriano, che fa subito tre con la mano, quindi lo vedevo serenissimo, lo vedo tranquillo, super sorridente verso tutti, verso i calciatori, verso Rudy Garcia, verso il suo assistente, ma soprattutto verso tutti i tifosi. Questo è anche importante, che bisogna percepire nei calciatori. Victor molto molto sereno, si sente un idolo attualmente a Napoli, è il vero leader, colui che può far proseguire questo sogno, ed entra in campo, va a fare un po' di palestra insieme a quelli che vi ho citato prima, ma soprattutto poi man mano arrivano tutti, si inizia a fare un po' di lavoro sul campo, lavoro serio, iniziano a giocare un po' con la palla anche Capitan Di Lorenzo, scusatemi, poi oggi sono arrivati un po' tutti, quindi mi ero dimenticato dell'arrivo di Capitan Di Lorenzo, anche lui che è entrato al campo avendo un'ovazione, ricevendo un'ovazione spettacolare da tutto il pubblico di Di Maro. Ancora numerosissimi i tifosi che sono andati a seguire questo primo ritiro, perché vi ricordo, primo ritiro qui a Di Maro, poi si andrà a Castellisandro. Comunque una vicinanza assurda. Valentina De Laurentiis, che nello store fa proprio uno show, si mette a cantare, a ballare con i tifosi. De Laurentiis non si è visto, impegnatissimo forse nelle dinamiche, inserito in qualche discorso importante, perché ripeto, da oggi si inizia a fare sul serio. Ma andiamo a fare un passaggio proprio al campo, si è visto questo lavoro individuale prima di passaggi semplici tra Di Lorenzo, Anguissa e Simeone, poi alla fine c'è stata una partitella, c'erano solo i primavera perché tutti i big erano in palestra a fare le visite, ovviamente quelle di primo arrivo, no? Visite mediche che si fanno come consuetudine appena si arriva al ritiro, molta ciclette, molta palestra, qualcuno ha iniziato a fare un po' di giri di campo, ma poi abbiamo visto invece la partitella tra i primavera, tutti insieme, 11 contro 11, campo ridotto, e abbiamo iniziato a vedere delle cose simpatiche. Prima di tutto in mattinata, quindi nella seduta mattutina, abbiamo visto un lavoro proprio specifico
specifico sulle azioni, tiri in porta, passaggi di prima e tanti tiri dalla distanza, un po' quella criticità che aveva non solo sottolineato Garcia in una delle sue uscite, ma poi quelle che tutti quanti conosciamo, no? Perché arriviamo da una stagione dove, pur avendo dominato campionato Champions League, avevamo percepito questo fatto che la squadra non arrivava spesso al tiro. Io sono stato sempre chiaro, era un'idea dell'allenatore, perché Luciano Spalletti voleva sempre cercare l'ultimo passaggio, quindi l'attacco alla profondità, e portava i calciatori soprattutto sulla tre quarti ad andare sempre a cercare gli half space e gli spazi, quindi alle spalle della difesa. Garcia sembra invece di pensarla in modo diverso, sembra che lui cerca anche qualche volta il tiro dalla distanza, quindi come primo allenamento indicativo possiamo dire che c'è stato un esercizio che portava proprio al tiro in porta. È stato anche proprio detto da Garcia che quando ci saranno delle squadre che si chiudono, probabilmente contro il Napoli ce ne saranno tante, c'è bisogno anche di quella soluzione. Quindi già la prima piccola differenza rispetto agli allenamenti e alla preparazione di Luciano Spalletti. Poi ritorniamo a quello che vi stavo dicendo prima, questa partitella dove si è visto qualcosa di simpatico. Ovviamente i calciatori erano tutti primavera, Rudy Garcia in testa di volerne promuovere uno, questo però non vuol dire che succeda. Lui sta guardando, mi arriva questa notizia, che sta guardando con occhio particolare Obaretin, questo difensore centrale che arriva dalla primavera del Milan e ha giocato quest'anno nella primavera del Napoli, e qualcuno mi dice che lo sta guardando con degli occhi particolari. Quindi segniamocelo questo nome, anche se uno tra quelli che si sono messi in mostra c'è anche Colisacco, che molti di voi l'hanno anche scritto sotto ai commenti. Iscrivetelo anche ora se vi piacerebbe Colisacco, per esempio, o Bareti o qualcun altro della primavera che vi ha impressionato e potrebbe secondo voi rimanere nel Napoli, diciamo nella squadra principale. Perché poi sapete, no, a me interessa tanto il vostro pensiero e interessano tanto le vostre opinioni. Per chiudere il discorso possiamo anche dire che c'è stato un lavoro specifico sui portieri, è giusto che si fa sempre questo lavoro particolare soprattutto per lo staff dei portieri. Il preparatore dei portieri è sempre lo stesso, è rimasto Lopez, non è cambiato, e quindi questo è stato il lavoro fatto fino ad oggi. Ma come dicevo all'inizio del video, ora si inizia a fare sul serio, si intensificheranno le sedute, tra pochissimo ci sarà la prima amichevole dove però giocheranno i primavera, e quindi vedremo i titolari inseriti contro la SPAL, quindi parliamo della seconda amichevole che ci sarà il 24, perché hanno bisogno ovviamente di rientrare in forma, di mettersi al passo con quelli che hanno già fatto lavoro fisico, e quindi penso che li vedremo, anzi sicuramente li vedremo nella seconda amichevole. Siamo qui, siamo pronti, del mercato non vi dico niente, però mi arriva all'orecchio una piccolissima indiscrezione che voglio condividere con voi. Attenzione, perché sembra che Dansu stia scalando la classifica come possibile sostituto di Kim. Non vi ho detto niente, una farfallina, però questi sparano la qualunque, ora lo posso dire anche io, no? Un nome così senza che mi dite niente, quindi segnatevelo a qualche parte. Dansu, attenzione, potrebbe essere lui il sostituto di Kim. Un bacio e un abbraccio da Sasà. Ricordatevi sempre di fare la procedura, iscrizione al canale, attivare la campanella delle notifiche e lasciare un like. Escono contenuti, come vedete, ogni giorno, ogni minuto, ogni ora. Un bacio e un abbraccio da Sasà e sempre forza Napoli! Attenzione, tra poco novità, tra pochissimo. Ciao!